Si fa sempre più profondo il divario tra nord e sud dal punto di vista di crescita economica. Nel mezzogiorno aumenta anche il numero di persone che emigrano. I dati dell'ultimo rapporto Svimez nel servizio di Francesca Cosentino. Dopo un triennio di ripresa economica, il Mezzogiorno si riferma allargando la forbice con il centro-nord. I dati della brusca frenata del sud sono contenuti nell'ultimo rapporto Svimez relativo al 2018, ove si paventa lo spettro di una nuova recessione. Il dato più preoccupante, rileva il dossier, è il ristagno dei consumi e il tasso di disoccupazione. Per raggiungere i livelli del nord bisognerebbe creare 3 milioni di posti di lavoro. E poi la vera emergenza del sud, l'emigrazione. I meridionali emigrano sempre di più per andare a lavorare al nord e all'estero. A parte il divario nord-sud, quello che si conferma è un divario nord-Europa. Guardando le singole regioni, in Campania si rileva una crescita del PIL pari a zero, determinata da un rallentamento delle industrie e dei servizi. Le costruzioni vanno bene, più 4,7%, l'agricoltura si attesta all'1,1%, mentre l'industria realizza un modesto più 0,5% a fronte di una dinamicità notevole degli anni passati. Avendo la zona economica speciale, che non è partita da un anno e mezzo, avendo strutture, le università che ha, cioè strutture di ricerca, è quella che potenzialmente dovrebbe essere il motore. In questo momento il motore si sta fermando. Oggi al Ministero dello Sviluppo Economico.